Ciao a tutti da Yuri Ricotti e JGR Studio. Oggi ci occuperemo di provare e testare Elevate, un nuovissimo plugin della Newfangled Audio in collaborazione con Eventide, che in sostanza rappresenta un limiter multibanda estremamente versatile e potente da garantirci funzioni di mastering avanzate e un controllo sulla dinamica estremamente accurato che altri plugin non hanno. Diamo una rapida occhiata all'interfaccia grafica e notiamo che mandando in play una song abbiamo la possibilità di notare la differenza tra volume in ingresso e volume processato, anche nella versione Gain Reduction, per capire dove sono i transienti. La versione Filter Bank, dove possiamo vedere con le bande blu il volume in ingresso e con le bande gialle il volume processato in uscita. Estremamente utile, possiamo anche escluderli. Nella parte sottostante troviamo una macro, ossia la possibilità di avere un riassunto delle quattro funzioni fondamentali del limiter. Per chi già è abituato ad utilizzare un limiter, i parametri saranno abbastanza chiari. Vediamolo subito in sostanza. Il limiter gain ci consente di alzare, quindi, il volume generale della base entrando in una finestra di compressione. La caratteristica fondamentale di Elevate è quella di poter lavorare su 26 bande separate. Questo è un parametro che viene ereditato da un altro plugin sempre di Newfangled che si chiama Equivocate e che notiamo qui in questa finestra. Possiamo addirittura mettere in solo la singola banda o modificarle per poter creare delle bande custom e lavorare in maniera più dettagliata sulla compressione di un certo rapporto. Per tornare nella configurazione classica, clicchiamo su MEL. Possiamo inoltre scegliere se utilizzare ad esempio 16 bande invece di 26, eccetera, eccetera. Torniamo sui parametri MEL Main. Per rientrare nella finestra di macro, come dicevamo, abbiamo il limiter gain. La funzione speed ovviamente controlla la quantità di artefatti che vengono introdotti e la possibilità di avere ovviamente un mix di questo tipo di valore. Il ceiling è quello che fa riferimento al clip massimo che dobbiamo raggiungere attraverso il limiter. Vediamo in sostanza come funziona. Alziamo il gain. Non solo un aumento di volume, anche un'espansione dei suoni. Portiamo il ceiling a meno mezzo dB, saliamo. Se noi ovviamente disattiviamo il match level, ogni volta che andremo in bypass, ascolteremo la differenza tra il file originale e quello compresso, anche di volume. Sentiamo. Disattivo il plugin. Ovviamente questa funzione è utile rispetto a quella della disattivazione o bypass sul master di Studio One o anche di un'altra DAW, perché ovviamente non intercetta la latenza introdotta dal plugin. Tenendo Matched Level selezionato, non sentiremo più differenza di volume, ma soltanto l'effettivo lavoro del limiter. Possiamo ora andare ad analizzare la sezione dei transienti. Andiamo in Transient e noteremo che anche in questo caso abbiamo la possibilità di enfatizzare o meno alcuni punti della banda passante. È comodo perché potremmo concentrarci, ad esempio, soltanto sul transiente della cassa o solo su quello del rullante. Facciamo una prova. Sentiamo il rullante come esce. Applichiamo la stessa cosa anche sulla cassa. Andiamo ad ascoltare la differenza. Sentiamo il rullante come si comporta. Lasciando inalterate le altre bande. La funzione clipper invece si occupa della distorsione del clipping,
per evitare che vada in una distorsione, diciamo, digitale, aumentiamo il drive, rendiamo un po' più acido il file, sentiamo la differenza. Per cui ora non è soltanto una differenza di volume, ma anche di chiarezza e limpidezza sul master. Il limiter ovviamente funziona anche, come dicevo in precedenza, su 26 bande separate, quindi possiamo lavorare sul gain delle bande. Limitiamo ad esempio queste medie. Alziamo le alte. Schiariamo un po' il master. Alziamo i bassi. Adesso sto esagerando per farvi ascoltare bene la differenza. È consigliabile sempre l'ascolto di miei tutorial con delle cuffie buone per poter apprezzare al meglio le variazioni che vado ad eseguire nei tutorial e nei test. Sentiamo il risultato finale. Bypassato. Nuovo master. Estremamente clean e pulito. Elevate è uno dei migliori limiter in circolazione. Perfetto per ogni studio di mastering e per il mix. Ovviamente possiamo utilizzare anche i preset di serie, quindi quelli forniti da Eventide e dai vari endorser che hanno partecipato. Prendiamo ad esempio Matt Lang. La funzione Gain Lock che troviamo qui in alto ci mostra e ci permette di far un matching tra tutti i gain dei vari preset, in maniera di poter passare sui preset senza avere grossi sbalzi di gain ed ascoltare effettivamente che cosa fanno. In info accediamo al manuale, che vi consiglio di leggere profondamente. Non è un software dedicato ai newbies, per cui ovviamente è pratico utilizzarlo soltanto in funzione di un lavoro serio. Nei settings troviamo la possibilità di applicare un dithering a 24-16 bit e l'uso di un'interfaccia diversa, per esempio la Newfangled o la Modern che sto utilizzando in questo momento, o la Twin Turbo. Noteremo che il processore sta facendo uno sforzo di un certo livello, questo perché il plugin lavora in maniera abbastanza pesante sulla CPU, diciamo che in un rapporto di un 20% sta influenzando il processing. Proviamo a spegnerlo, noteremo qua sopra una riduzione dello stress notevole, diciamo da un 46 a un 79-80. Grazie per aver seguito il mio video, lasciate pure un commento sotto, risponderò appena possibile. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati sul mondo dell'audio recording e continuate a seguirmi su YouTube, Facebook e Music Off. Ciao, a presto!